Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 17 febbraio, domenica. Buona domenica a tutti quanti voi. Diciamo di non perdere tempo, ve lo dico subito. Tempo sulle questioni politiche, perché i giornali oggi delle questioni politiche ci fanno due palle così e sono tutti retroscena che valgono zero, nel senso che ogni giorno vengono smentiti dai nostri politici. La questione è sempre la nave Diciotti e il processo a cui si sarebbero autodenunciati Conte, Di Maio e Toninelli, e secondo alcuni giornali sono anche loro nel registro degli indagati, secondo altri invece no. Ce ne fotte di questa cosa relativamente poco, se non la ridicola situazione che abbiamo già raccontato ieri, per cui viene affidato al russo la decisione che dovrebbero avere i politici se, del Movimento 5 Stelle, se votare sì o no alla autorizzazione a procedere. Molto più interessante obiettivamente è quello che avviene a poche miglia dalle nostre coste, e non in Nord Africa ma in Albania, dove il premier Edi Rama è sotto attacco. Ha preso il 48%, premier socialista, sarebbe sotto attacco da parte delle opposizioni. Cosa succede in Albania? Come ben sapete, ha un peso per quello che può succedere in Italia molto superiore di quello che può avvenire nel chiacchiericcio domenicale sulle autorizzazioni a procedere nei confronti del ministro Salvini e di quelli che si sono accodati a lui. Vi leggo una cosa che secondo me è scandalosa, perché voglio dire, noi giornalisti veramente ne possiamo combinare di tutti i colori e ne combiniamo di tutti i colori, e ci possiamo anche, fa parte del nostro, diciamo, DNA, soprattutto per alcuni giornali, quello di essere anche caustici, duri, molto polemici nei confronti della politica. Ma secondo voi, riguardo alla morte di un ragazzo ieri nel campo, nella baraccopoli di San Ferdinando, il giornale Il Fake Quotidiano, lo strillone del Movimento 5 Stelle, diretto da Travaglio, l'uomo della legalità, può scrivere nel sovratestata, vi leggo esattamente cosa hanno scritto riguardo alla morte di un ragazzo in una baraccopoli. 29 anni, è bruciato nella baraccopoli di San Ferdinando. Punto. Per quattro volte Salvini ha promesso di sgomberarlo. Virgola. L'ha fatto anche ieri. Cioè Salvini l'ha fatto anche ieri. Allora, voglio dire, mettere in relazione le deficienze, le dichiarazioni, i tweet di un ministro chiacchierone con la morte di un 29enne in un campo che, fino a prova contraria, sono esattamente nella politica di Salvini, quelli di sgomberarli, e già li ha sgomberati. E posto che, come tutti quanti i giornali oggi ricordano, quel campo erano, il Ministero degli Interni erano anni che diceva che bisognava sgomberarlo, ma non si è riuscito a sgomberarlo. E posto che quando si sgomberano questi campi, poi dopo uno dice: ah, ma dove vanno questi poveracci? Cosa peraltro vera. Beh, insomma, attribuire e legare la morte tragica perché è bruciato un migrante all'interno di un campo all'incapacità di Salvini di sgomberarlo, è una cosa che, se io fossi Salvini, insomma, mi arrabbierei. Direi che, come ha fatto lui una volta da me, è in una posizione zen. Invece io in posizione zen oggi sono quando leggo l'intervista a Claudia Parzani. E voi direte: che cazzo è Claudia Parzani? Claudia Parzani è una signora, bellissima donna, anni meno di me, del 71, leggo con precisione su Sole 24 Ore, che è un ruolo importantissimo perché è presidente dell'Allianz. Finalmente una donna che guida una grande società finanziaria italiana. Sono felicissimo. Se non che la Monica D'Ascenzo, nel giorno in cui muore una persona in una baraccopoli in Italia, ci dice, questo è il titolo, reduce da Davos. Dove ha impersonato e capito le difficoltà che hanno i rifugiati. Giuro, nel giorno in cui muore in una baraccopoli un immigrato in Italia, facciamo un manifesto nei confronti di una signora che fa il presidente di Allianz, che è andata col suo eretto a Davos e ha impersonato gli immigrati, reduce, reduce, cazzo, reduce, come se a Davos tra uno champagne e anche un piatto di spaghetti, chi se ne frega, ma che c'è di reducismo nell'essere a, è proprio sbagliato, reduce, reduce, l'importante, le donne, il ruolo, le disuguaglianze, le minchiate dette dagli amministratori delegati, reduce. Ho letto perché l'ho fatta, ho fatto la foto per il pezzo, perché guardate, è una cosa allucinante, allucinante, voi non ci potete credere. Nel giorno in cui muore in una baraccopoli italiana un migrante, io mi devo leggere.
ti trovi in un garage in cui, virgolettato, ti trovi in un garage sempre di Davos, hai smesso quel taglier stupendo che hai, c'è un taglier bellissimo, è di una donna, di una bella e molto elegante, se non fosse che poi ti racconta, ti trovi in un garage in cui viene riprodotto un campo profughi e con la tua nuova identità cominci una vita fatta di file per qualunque cosa, dal mangiare ai vestiti. Questa si trova a Davos e comincia una vita, fatta di file. Ma cosa sta dicendo? Ma questi non si rendono conto! Ma questi non si rendono conto! Sei in un garage di Davos, ti impersoni per 2 ore in un immigrato e fai una vita fatta di file per i vestiti, cazzo! E questo è il problema! Una vita. Fuori solo spari, cioè spari mimate attraverso delle case, delle casse, non so, avranno preso delle borse, che cosa hanno preso? Che casse hanno preso per mimare bene gli spari? E se sei una donna, ti capita di essere scelta e portata nella stanza di un generale, che è un attore. Per terra c'è di tutto, preservativi, carte, liquidi. Signora, guardi che la stessa identica cosa avviene quando vai nei sottopassaggi per arrivare alla stazione, in una stazione italiana, eh? Non è che c'è bisogno di andare a Davos attraverso questi cazzoni che fanno queste esperienze. Sapete cosa mi sembra? Cioè, voi, io, questa intervista, questa colazione fatta con la, come si chiama questa, con la Parzani, raccontata da Monica D'Ascenzo, reduce da Davos, nel giorno in cui muore un immigrato e ci spiega che lei ha fatto le file per i vestiti finte in un garage a Davos, beh, insomma, io quello che vi dico, sapete che mi sembra? Mi sembra un film che si chiama Westworld, che ha fatto HBO, non so se l'avete visto, e dove ci sono dei ricchi, e il libro molto più fico era quello di Crichton, poi Nolan gli ha messo le sue pippe, diciamo, sulla tecnologia e sull'evoluzione della tecnologia, comunque è sempre Nolan, poi con J.J. Abrams, quindi vale la pena vederlo questo film, di questa serie di Westworld. Bene, questa signora, presidente dell'Allianz, sembra uno di quei ricchi che paga per andare in Westworld, dove l'idea iniziale di Crichton, sapete qual era? I ricchi pagano per avere l'opportunità di, come possiamo dire, manifestare i loro più bassi istinti. Ecco, i ricchi a Davos, come Westworld, vedono cosa succede nei campi migranti. Nel frattempo in Italia muoiono. Nel frattempo in Italia il Fatto Quotidiano utilizza la morte di un migrante per dire che non è stato sgomberato con quel campo da Salvini. Questa è l'unica cosa interessante che c'è oggi sui giornali. E come dice, sbagliando completamente, Severnini, un fondarello oggi sul Corriere della Sera, ma ragazzi, ieri hanno malmenato, hanno insultato un grandissimo filosofo francese che si chiama Finkielkraut, non lo so nominare bene, ma l'ho citato spesso perché ha scritto un libro sulla disuguaglianza favoloso. È un filosofo di sinistra che dice che la disuguaglianza fa parte della nostra vita, quindi è stato condannato da tutta la sinistra. Questo Finkielkraut è stato ieri insultato da dei cazzoni delinquenti di gilet gialli dicendogli che era uno sporco ebreo, cioè dandogli l'idea che era lui la causa di tutti i danni. Prende questa cosa qua Severnini oggi sul Corriere della Sera e ci spiega, vedete, questo succede quando si dà il potere al popolo, quando si esagera sull'elite contro il popolo, quello viene considerato un'elite, ma poi chi sono questo popolo? Dice quattro persone che devono decidere loro chi è il popolo e chi è l'elite. Insomma, fa la sua pippa citando, come fa Grasso a prima pagina del giornale, questo censimento dei radical chic, che è il libro in cui tutti quanti oggi i radical chic adorano perché una loro difesa fatto da uno di loro che dice: ammazzate i radical chic. Nessuno vuole ammazzare i radical chic. Tutti noi pensiamo che la signora Parzani che va a Davos a fingere di essere un'immigrata e ce lo racconta sul Sole 24 Ore, il giorno in cui un immigrato davvero muore in una baraccopoli, insomma, il giorno in cui Severnini ci spiega sul Corriere della Sera che lui è il popolo e quindi, grazie al fatto che essere popolo, il suo voto a Sanremo vale più quello del popolo, non avendo lui nessuna competenza musicale superiore a quella del popolo, bene, non è uno scienziato che ci fa i vaccini. È un giornalista che non sa niente di musica se non quanto ne so io, e però è della giuria che decide più del popolo. Allora, in questo senso, finché questi giornali non capiscono questa roba, sono morti che camminano. Comunque, l'intervista oggi di Allianz ve la consegno. Nel frattempo, beh, ovviamente c'è Renzi, perché i giornali che oggi sentono bene qual è il polso della gente hanno fatto marchette tutte quante, lo farò anch'io, vedrete che verrà anche da me a Quarta Repubblica a raccontarmi il suo grande libro Matteo Renzi, che è abbastanza interessante, se non altro per alcune rivelazioni come quella sulla quale non c'era bisogno francamente di Renzi per averla capita, e cioè il fatto che nel libro Renzi dice che ha fatto una grande scelta a scegliere la signora Mogherini come rappresentante italiana presso la Commissione
Commissione Europea. Allora, io sono d'accordo con Renzi che ci spiega che è stata una minchiata, ma già lo capivamo quando la nominò, che sarebbe stata una minchiata a nominarla. Ovviamente oggi il Corriere della Sera dice Renzi sbaglia a dire che è stata una minchiata, la vera minchiata è non stare a nominare Letta. Ecco, avremmo veramente fatto, no, il mito, no, da Sciences Po alla cosa. Forse l'unico grande commissario italiano negli ultimi anni si è chiamato Antonio Tajani, e ve lo dico con grande serenità, perché Antonio Tajani, quando aveva il dossier per gli affari politici e gli affari economici e per le piccole imprese, difendeva le cose concrete che ci interessano, non questa follia inutile di questa Europa fatta di chiacchiere, di politica estera, per la quale tutti sanno che la politica estera viene fatta da francesi e tedeschi, e per quanto riguarda l'Unione Europea si cerca l'accordo quando c'è e se c'è dopo, e l'avrebbe dovuto fare la Mogherini. Comunque, questo è quello che ho letto oggi sui giornali, cioè poco e niente di robe sostanziale, ma questa favolosa intervista al presidente di Allianz Italia che ci spiega cosa vuol dire vivere per un paio d'ore in un garage di Davos facendo le fila per i vestiti che lei comunque ha, per il cibo che lei comunque ha, e poi andare nella stanza del generale in cui per terra ci sono liquidi, cartacce, preservativi. Ciao.